Buongiorno, sono 10 minuti alle 7, va? E ho preparato i zainetti e lo zaino di Anna. Oggi per pranzo ai piccolini, come avete visto, ho messo, perché l'ho fatto ieri sera, gli ho messo le polpettine di carne. Ho sistemato la cucina. Questa mattina, talmente che ero insonnecchiata, mi sono messa pure questa maglia al contrario. Tutto buio. Oddio. Ieri sera mi faceva caldo, infatti ho dormito con la maglia a mezza manica. Però verso le mattinate mi sono trovata coperta. Infatti quando mi sono alzata mi sono messa questa qua, però non mi sono resa conto che me la sono messa al contrario. Ci stai, prima mattina. E niente, vado e mi vesto, così poi nel frattempo sveglio Anna, perché lei ha il pulmino alle 7:50, invece i piccolini ce li hanno da qua, da casa passa alle 8:50. E quindi diciamo che possono dormire un altro po'. E quindi a dopo. Buongiorno, ribuongiorno. Allora, ho fatto vedere un pochettino la mia routine mattutina e nel frattempo che comunque stavo lavando, diciamo, le tazzine, avevo già avevo steso i tappeti che avevo lavato e in più avevo messo a lavare anche i panni chiari. E adesso c'è una lavatrice piena di panni scuri, però attaccherò stasera la lavatrice. Questa mattina ho messo solamente i chiari perché ne ho approfittato a mettere le lenzuoline di Chiara, che ieri non le hanno affiate, ma stanotte sì, cioè stanotte stamattina. E quindi ne ho approfittato, essendo che le lenzuola erano chiare, ho suddiviso i panni, se no quando non ne ho molti,
metto uno o due fogli a acchiappacolori e li mischio per evitare di fare 3.000 lavatrici. E niente, questa mattina sono stata sotto la mamma e io ho fatto giusto una spolverata veloce e ho lavato i pavimenti. E io nel frattempo, nella mattinata, io qui, visto che comunque i piccolini vanno alle 9, quasi alle 9, quindi mi sono aggiustata i letti, mi sono pulita il bagno, mi sono stesa i panni. Vabbè, sistemata la cucina prima di scendere ho aperto tutte le finestre, quindi ho lasciato areggiare. Poi quando sono risalita da sotto mi ci sono spolverata e ho passato l'aspirapolvere, perché poi io ieri qui a casa mia, diciamo, mi c'ero lavata ieri. E quindi oggi sono andata a fare solo queste due cose. E adesso sono le 12, mezzogiorno, ero qui seduta che ho il telefono sotto carica e mi sono vista alcuni video di voi. E nel frattempo qui ho messo a cucinare una zucchina e tra poco vado a metterci la pasta. E niente, questa è la mia routine mattutina. E niente. Questa sera non so che cosa fare. Bello, no? Molto. È molto digeribile come cosa. E oggi, se riusciamo, visto che la giornata comunque è bella, con mia figlia vogliamo farci una bella. Dopo mangiato, abbiamo preso in considerazione di farci una, non la passeggiata, la camminata proprio veloce. Perché visto che i bambini, sento che io li faccio mangiare a scuola, arrivano alle 3, lei arriva all'1, mangiamo. Al massimo, se non faccio in tempo a lavare i piatti, me ne lavo poi dopo, non è un problema. Però dovrei riuscirci, anche perché comunque, diciamo, il paesino dove abito manco un'oretta, cioè in un'oretta te lo. Ti fai una bella passeggiata, una bella camminata. E quindi abbiamo preso in considerazione il fatto di, visto che abbiamo questo frattempo che siamo solo io e lei, di fare la camminata. Magari rassodiamo. Lei no, che è perfetta, ma io rassodo un pochino questa cicciotta, questa ciccia. E niente, ma vediamo. Perché comunque bisogna tenere conto che poi iniziano poi le brutte giornate, quindi approfittiamo mo che è bella la giornata, va? E niente, questo video lo concludo comunque qua, perché diciamo che alla fine è una morning routine, una routine mattutina, non lo so come si può definire, va? E quindi lo concludo qua e mando un grosso bacio ai nuovi iscritti e saluto comunque tutti e niente, che dire, una buona giornata, che oggi praticamente da quando è iniziato il video, non lo so se si è visto da Google, comunque oggi è martedì. E niente, vi auguro una splendida giornata. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!